Salve a tutti, e partiamo con questo primo appuntamento, una trasmissione che andrà in onda, speriamo anche per tutta l'estate, Mezz'ora con stasera con il professore Daniele Menniti che è diventato nuovamente sindaco di Falerna. Con una grande responsabilità anche perché è stata una battaglia, abbiamo seguito in campagna elettorale abbastanza dura. E io come prima domanda vorrei capire cosa spinge un ingegnere, un professore universitario, una persona realizzata già nella vita a prendersi sulle spalle questa grande responsabilità e anche qualche problema. Affrontando anche in estate situazioni non diciamo non facili, no? Beh, immagino che la domanda sia retorica, visto che si conosce qual è la situazione in cui versava Falerna. Potrei rispondere con una battuta semplice. Cosa spinge una persona che ha, secondo lei, si è realizzata, eccetera, a tuffarsi nelle acque gelide del mare per salvare una persona che sta annegando? Certamente non il piacere di farsi il bagno, ma la necessità di salvare una vita umana. La stessa cosa abbiamo ritenuto di dover fare noi, che ci siamo candidati, siamo state 12 persone più me 13 che si sono candidate proprio perché, partendo dal nome della nostra lista, Fermare il declino, era necessario porre rimedio a una situazione che a dire disastrosa sarebbe poco. Purtroppo diciamo che la situazione, appunto come lei accennava, dalla quale siamo partiti, effettivamente è drammatica perché insediarsi a pochi giorni dall'arrivo dell'estate, partendo in una battaglia, in una classifica, in un campionato con 10 punti di svantaggio, non è partire da zero. E quindi abbiamo dovuto, come abbiamo anche annunciato in campagna elettorale, previsto e programmato, iniziare con le cose più elementari. Dare decoro alla nostra cittadina. Per farlo, ovviamente, in anni in cui per non far fallire, o meglio, per non mandare in dissesto economico e finanziario il nostro comune, si sono liquidate il personale, non c'è un vigile, i dipendenti non sono stati rimpiazzati, è stato necessario che noi in prima persona, con l'aiuto dei cittadini, si sia scesi a dare decoro, quindi ci siamo messi con il decespugliatore, con la falce, con la zappa, con tutto quello che avevamo, con i guanti, a pulire la cittadina. Devo dire che c'è stata una risposta importante sia da quei pochi dipendenti che sono rimasti, ai quali va il nostro ringraziamento, ma sia anche da tante decine e decine di cittadini. E quindi abbiamo già, è bastato poco per cambiare l'immagine. Credo che una ricetta fondamentale per la nostra costa, sia quella e non solo, anche per l'entroterra, sia quella di dare decoro, curare nei minimi particolari ogni aspetto, dall'erbetta che cresce vicino ai marciapiedi all'abbandono dei rifiuti. Se non si fa così, c'è poco da sperare, bisogna partire da questi particolari. Già questi particolari cambiano, fanno la differenza. Allora, Falerna è una delle perle del Tirreno, come ce ne sono tante, abbiamo questa costa che però purtroppo negli ultimi anni è questa cosa degli ultimi anni, leggiamo da almeno 20 anni, subisce, io direi, anche l'attacco dell'ignoranza, perché al di là delle questioni, quelle grosse, quelle dell'abusivismo, quelle che non è difficile poi sanare, però l'accennava lei prima. Per quanto riguarda il discorso di un turismo sostenibile, ci sarebbe anche bisogno un po' della collaborazione dei cittadini, dei comitati e anche, credo, anche un discorso di sinergia con gli altri sindaci della costa. Tutto questo potrebbe essere possibile, o un sindaco da solo, in una realtà del genere può veramente pensare di trasformare il territorio? Io penso che faccio un esempio, ci sono realtà territoriali altrove contigue
dove la differenza è netta nel passare da un posto all'altro. Già lo avvertiamo in Calabria quando si passa in Puglia o si va in Basilicata o altrove, ma per esempio tra Napoli e Salerno è evidente che c'è una certa differenza. Ci sono differenze abissali, uno si trova a Salerno e non pensa che a due passi ci sia Napoli, che per fortuna adesso da anni che sta risalendo la china. Napoli è una città bellissima. E la stessa cosa può avvenire anche in un contesto territoriale dove qualcuno decide di darsi da fare. Le cose camminano sulle gambe degli uomini. Pensare di mettere tutti d'accordo è molto difficile. È chiaro che fare sinergia può aiutare. È chiaro che se Falerno è degradata e Nocera oggi in Serie A sono ben tenute, il passare da Falerno in una condizione di degrado dà sicuramente una brutta impressione anche per i paesi limitrofi, però le differenze si notano e quindi bisogna che ognuno inizi dal suo piccolo. Come dico sempre, anche in questa circostanza, il mio motto, che non ho inventato io ovviamente, ma qualche altro prima di me, è sempre lo stesso: pensare globale ma poi agire locale. Quindi noi dobbiamo pensare sia dal basso che dall'alto e arrivare a convergenza. Diciamo, trovare una giustificazione nel fatto che non ci si metta d'accordo non aiuta nessuno, quindi ognuno deve fare il proprio dovere e poi, facendolo tutti, unirsi assieme dà la possibilità davvero di decollare. Se no, ognuno gestisce bene il proprio territorio, purtroppo non sarà uno sviluppo intero di un comprensorio, ma già se si ci dedicasse con amore e impegno al proprio territorio, questo sarebbe già di aiuto, perché il comune limitrofe sicuramente, se non altro per spirito di emulazione, ci seguirebbe. Allora, uno dei problemi, perché parliamo di problemi, non possiamo evitare di non soffermarci, per esempio, sulle questioni legate ai rifiuti, perché probabilmente potrebbe anche scoppiare un'altra emergenza, dato che la Regione Calabria l'anno scorso ha approvato una legge che prevede discariche zero. Per cui problemi come questo dei rifiuti potrebbe essere gestita insieme dai comuni, cioè serve ancora chiudersi in un piccolo comune e pensare di poter gestire una situazione che è legata al rifiuto piuttosto che alla depurazione, forse la depurazione ancora di più, la depurazione delle acque, no? Avendo il mare poi in comune. Si potrebbe anche pensare a un discorso del genere, cioè mettere insieme un pezzo di costa e gestire insieme questi, perché altrimenti come si potrebbe fare? Non è che tutti i comuni riescono a gestire la raccolta differenziata al meglio o la depurazione delle acque. Bah, questa richiederebbe una risposta molto articolata e richiederebbe un'analisi molto più profonda di quella che viene fatta in maniera scontata un po' da tutti. Spesso quando ci sono quei raggruppamenti che mettono assieme più enti locali si dice che sono dei carrozzoni. Una volta esistevano le province, tutti contro le province. Una volta esistevano le comunità montane e tutti contro le comunità montane. Adesso esistono i singoli comuni e tutti diciamo che dobbiamo raggrupparli. Ripeto, non esiste una ricetta, esiste semplicemente la consapevolezza che bisogna amministrare bene. Quando si raggiunge questa consapevolezza, può darsi che poi ci siano soluzioni che ottimizzano il risultato. Ma noi avevamo le comunità montane e le abbiamo fatte scomparire. Adesso ci dovremmo raggruppare in unioni di comuni per fare quello che altrimenti avrebbero fatto le comunità montane. Faccio un esempio: le province sono state fatte scomparire, ma non è che io faccio. Se non funzionano le province, non è che non funziona l'istituzione, non funzionano coloro i quali le rappresentano, coloro i quali si presentano in queste istituzioni. Se io devo realizzare una strada intercomunale tra Falerno e Nocera o devo anche passare per Gizzeria, che sono i due comuni a noi limitrofi, è chiaro che ho bisogno di un ente sovracomunale, ma la provincia serviva a questo. Adesso l'abbiamo fatta sparire perché si pensa che sia la panacea, poi fra poco la ricostruiremo sotto un'altra forma. Questo
andare e tornare indietro sulle scelte non giova a nessuno. Sulla storia dei rifiuti, parliamoci chiaramente, piccoli comuni come i nostri, che dovrebbero vedere nel turismo una risorsa, spesso invece il turismo fatto in questo modo, che dire turismo è una parola, è un'esagerazione, alcuni dicevano in un post su Facebook, non sono turisti in genere, sono bagnanti, cioè persone che magari decidono di venire a usare e a godere dei beni paesaggistici di una zona costiera, dimenticandosi che l'onere di mantenere i beni che ci sono poi ricadono sulle spalle di 3600 anime come Falerna. Molta di questa gente, persone anziane, vivono di agricoltura, non sanno nemmeno come è fatto il mare. La gente conosce Falerna per i pochi chilometri di costa che ha, ma si dimentica che c'è tutto un entroterra dove la gente d'estate va in campagna a coltivare la campagna e ha il problema di andare a raccogliere le olive d'inverno e non vuole sentire del fatto che noi abbiamo speso denari per pulire la spiaggia. Una volta un contadino mi ha detto, ma scusa, non puoi chiedere, faccio un esempio, cito la città di Lamezia per non dire Cosenza o altro, non puoi chiedere alla città di Lamezia di prendersi la nostra spiaggia? Ho detto, che significa? Dice, digli di prendersela, così andiamo noi gratis nella spiaggia che puliscono i lametini e facciamo il contrario, gliela diamo, tanto siccome l'accesso è libero andiamo noi a godercela e loro se la puliscono. Perché dovremmo pulirla noi? Io poi non posso andare a raccogliermi le olive d'inverno, perché io vivo di questo, i miei figli non sanno che cosa è fatto, uno guarda le pecore, l'altro c'ha i maiali e io vado a raccogliere le olive, non so cosa è fatto. Perché mi devi privare della possibilità di sopravvivere per dedicare e investire? Perché se il turismo fosse stato questa panacea di tutti i mali, adesso che siamo nel terzo millennio avanzato, siamo praticamente nel 2020, mi ha detto questo anziano signore, noi avremmo visto i benefici. E invece è una vita che parliamo di turismo. Io mi ricordo quando costruivano la famosa Turindustria, l'industria del turismo a Falerna, dove c'è l'Espresso, me lo ricordo, diceva, quando si parlava di questa cosa. Sono passati 60 anni e io sono costretto ancora ad andare in campagna, se non con l'asino, poco ci manca. Beh, insomma, allora adesso parlando di sviluppo sostenibile, quindi con l'idea di un sviluppo anche legato al rispetto dell'ambiente, non posso non fare al professore Menniti una domanda che riguarda le energie rinnovabili e nel caso specifico quanto un comune potrebbe risparmiare lavorando, investendo sulle energie rinnovabili per quanto riguarda le strutture pubbliche, ma anche facilitando anche a livello culturale i cittadini a rivolgersi e a cambiare, insomma, rotta rispetto a questo aspetto. Beh, diciamo che intanto ci siamo fatti sfuggire i buoi, adesso cerchiamo di chiudere la stalla, è troppo tardi. Gli anni in cui le fonti rinnovabili potevano dare una svolta decisiva ai comuni furono quelli dopo il 99, appena ci fu il cosiddetto decreto Bersani che liberalizzò il mercato dell'energia. Stranamente chi capì questa cosa non fummo noi, tant'è che io proposi un vecchio progetto dal nome Non facciamoci rubare anche il vento, e ce l'hanno rubato. Pensate che io proposi alla regione Calabria, quando i tempi erano d'oro, cioè che quando due torri eoliche da 2 megawatt l'una producevano un reddito di 800.000 euro l'anno e quindi ogni torre si sarebbe pagata in 3 anni, proposi in regione a un governo tra l'altro amico, dico prestate il denaro ai piccoli comuni perché realizzino due torri dove possono, mica nel proprio comune se il vento non c'è, ma nel comune limitrofe, si consorziano, con questi soldi, dopo 3 anni ve li restituiscono, quindi voi riprendete la cifra, ma avranno 800.000 euro l'anno. Un piccolo comune come Falerna si sarebbe potuto permettere il lusso di avere 3 insegnanti per allievo.
non 3 allievi per insegnante, con il risultato che si chiudono le scuole, avrebbe potuto permettersi il lusso di pagare la presenza di un ufficio postale, avrebbe potuto avere il lusso di pagare per dei servizi, e quindi la gente avrebbe potuto vivere nel nucleo storico di Falerne, che sta a 600 metri d'altezza, e non essere costretta a investire, dopo che si è consumato quel suolo, sulla costa. Cioè praticamente noi cittadini di Falerna, che potevamo vivere in collina, siamo andati a farci la casa, cioè popolazione stanziale sulla costa, togliendo spazio a investimenti produttivi di natura turistica. Noi sulla costa avremmo dovuto avere solo alberghi, invece abbiamo seconde case. Allora si dice allunghiamola. Beh, sento, guardate, io dopo 10 anni di sindaco e altri anni passati comunque ad amministrare la cosa pubblica, odio chi mi dice allunghiamo la stagione turistica, come se fosse un elastico. Come si fa ad allungare la stagione turistica se le case si aprono giusto il tempo che il proprietario ha di farsi le vacanze, cioè 10 giorni? Se adesso si presentasse sul lungomare di Falerna 4 pullman di turisti, io dove li vado ad ospitare? Dove vado? Vado a bussare alla casa dei proprietari e gli dico scusate, ci date le chiavi che li faccio venire? No, se invece ci fossero strutture ricettive, io avrei la possibilità di ospitare gente tutto l'anno, ma quantomeno nei 3 principali mesi estivi, giugno, agosto, luglio e agosto. Senza strutture ricettive non si può far nulla. Nel nostro programma elettorale abbiamo proposto, e cercheremo di farlo, di mettere insieme tutti i proprietari delle seconde case che le usano per soli 10 giorni l'anno, e gli diciamo usatele per i giorni che a voi servono, per il resto mettetele a disposizione e facciamo una catena di bed and breakfast, li mettiamo su Booking, le ristrutturiamo e finalmente avremo una stagione turistica che può essere tale. Diversamente non si può fare nulla, avremo sempre quelle case che vengono fittate d'estate con la cassetta della frutta e una brandina tutta sgangherata, e quello non è turismo. Con tutto il rispetto per la gente che magari non si può permettere di meglio, però voglio dire, a Rimini non è che la gente viene strangolata, la gente non viene strangolata, ha la possibilità a prezzi modici di accedere, se poi magari non ha grandi possibilità ci va in altri periodi dell'anno ed ecco che allora la stagione si allunga, ma differentemente ci troveremo case fittate malamente, con abbandono di spazzatura, di materassi vecchi e di altro sulla costa, perché quando la qualità è bassa, purtroppo nessuno sente il bisogno di stare meglio. Stiamo cercando di condurre questa intervista tenendo un filo, diciamo, legato alla crescita di questo territorio sostanzialmente, che però è un territorio dove esiste una questione legata alla disoccupazione e legata a una questione giovanile, insomma. Io lo chiedo anche non solo al sindaco ma anche al professore che ha a che fare quotidianamente con i giovani, che probabilmente poi sono quei cervelli che noi diciamo che poi vanno via. Ma non sono solo i giovani universitari, c'è un discorso molto serio, soprattutto negli ultimi anni. I paesi si stanno svuotando, i borghi, soprattutto i centri storici, si stanno svuotando e i nostri giovani stanno andando all'estero, addirittura in America, non sempre a fare gli ingegneri o a fare i laureati, ma molto spesso anche a fare i muratori. Ci potrebbe essere uno spiraglio nei prossimi anni? Cosa si dovrebbe fare? Beh, questa è una domanda ancora più complessa alla quale dare una risposta in pochi minuti è molto difficile. Intanto tutti pensiamo che il turismo possa essere la soluzione, perché non ho sentito dire altro che questo. Prima di tutto ci deve essere gente che ha i soldi per venire a fare le vacanze, perché se viviamo in una situazione di crisi difficilmente avremo questa possibilità. Poi il turismo, qui non siamo in California, ahimè, sebbene qualcuno diceva che eravamo in California, qui siamo in un'area geografica che anche nei tempi in cui non si parlava di mutamenti climatici non è che il clima fosse bello tutto l'anno, quindi non si può pretendere che una persona guadagni 3 mesi per vivere 12 mesi all'anno nello stesso posto. Allora bisogna trovare un giusto compromesso tra uno sviluppo sostenibile e quindi la possibilità di godere anche del potenziale del turismo. Personalmente io la ricetta l'ho sempre detta. Che cosa abbiamo di potenziale in Calabria?
abbiamo una situazione che ci consentirebbe di sfruttare, per tornare alle fonti rinnovabili, queste fonti, una situazione, e quindi parliamo di sviluppo sostenibile, in cui abbiamo delle grandi e immani risorse turistiche e anche agricole. Queste cose vanno messe assieme. Faccio un esempio, l'ho fatto sempre, lo faccio sempre nei convegni. Quando ero sindaco fino al 2009, ero comunque professore universitario e ospitavo presso il mio dipartimento una ragazza, posso fare il nome, una certa Maria Alonso, che veniva dalla Spagna, niente di meno, a studiare, era mia tesista, per studiare i sistemi di generazione da fonte eolica. Dopo qualche anno, era il 2004, stavo per finire il mio mandato, scoprì che era lei per caso, perché mi trovavo in un ristorante della zona e la vidi con gli stivali infangati, e lì per lì ho detto: "Toh, quella assomiglia alla mia studentessa che è andata in Spagna". E man mano che si avvicinava decisamente verso di me, e io rimasi un po' colpito, chissà come mai, cosa vuole da me questa persona. A un certo punto mi fa: "Professore, ma non mi riconosce". "Ah, ma tu sei Maria, allora non mi ero sbagliato". "Sì, sì, e che fai qua con questi stivali?" "Lavoro qui, vede, dove stanno facendo questi campi eolici". "E tu sei venuta dalla Spagna a lavorare in Italia?" "Sì, sì". E pochi minuti prima mi aveva chiamato un'altra mia studentessa chiedendo se potevo dargli una mano per andare in un call center. Allora, vi rendete conto che noi non solo ci siamo fatti rubare il vento, ci siamo fatti portare le torri eoliche quando le potevamo fare qui in Calabria, e anche i tecnici specializzati sono venuti da fuori. A noi non è rimasto niente se non quello che per alcuni è uno scempio, delle torri montate a vista. Allora, se non abbiamo una classe dirigente capace, possiamo pensare quello che vogliamo, ma non andremo molto lontani, perché le cose vanno colte al momento opportuno, e il momento opportuno per questo punto di vista, da questo punto di vista, è passato. Però c'è ancora speranza, c'è ancora la possibilità di investire in una green economy che ci consenta di produrre la cosa più importante che esista. Guardate che oggi senza l'energia non si fa nulla. Immaginate di stare voi una settimana senza il frigorifero. Ponetevi questo, senza il frigorifero non solo a casa vostra, senza la catena del freddo dappertutto in un supermercato. Quello a cui noi siamo abituati finisce in un attimo. E siccome la popolazione mondiale è ormai di oltre 7 miliardi e mezzo di esseri umani, capite che se noi siamo in grado di produrci questo bene primario senza bisogno di trasportare con navi petroliere gli idrocarburi, senza aver bisogno di metanodotti e di altro, riusciamo a creare opportunità di lavoro e un sistema che si genera. Però dobbiamo avere la risorsa, e la risorsa ce l'abbiamo. Abbiamo l'acqua, il sole e la capacità di produrre. Ci vuole solo la testa e mettersi d'accordo al non pensare che bisogna guadagnarsi una poltrona per stare seduti e prendere un lauto stipendio, ma pensare che quello che facciamo non serve solo a noi, ma dovrà servire alle future generazioni, che in questa Calabria forse meritano un po' di più di quanto hanno avuto sinora. Allora, non so quanto tempo abbiamo ancora, possiamo magari per l'ultima, prima di fare l'ultima domanda, io voglio ringraziare l'ingegnere Grandinetti che ci consente di trasmettere da questa meravigliosa struttura che è Villa Grandinetti, che è un esempio in questa zona, un esempio di come si possa fare l'operatore turistico, e anche in maniera alternativa, sfruttando, insomma, siamo nell'ora del tramonto, le risorse naturali, voglio dire, non mancano. Come ultima domanda, un po' provocatoria, un po' così, però io ne sono convinta, per fare politiche, per amministrare soprattutto, non solo un piccolo comune, ma a tutti i livelli probabilmente, forse bisogna essere un po' visionari, bisogna avere l'occhio lungo e guardare non al momento successivo, ma magari guardare un po' più in là, avere la capacità, cioè, di progettare un po'. Allora, questo è pericolosissimo, perché quando poi non si è compresi, ci si accorge dopo che quello che si diceva prima era la soluzione. Io l'ho vissuta questa esperienza e ho dovuto combattere contro tutti, compresa la mia maggioranza in consiglio nei 10 anni passati, per poter fare quello che oggi si viene riconosciuto un'opera importante. Parlo semplicemente del lungomare.
Ma io per mestiere, girando il mondo, non ho fatto altro che scimmiottare quello che vedevo. Io non penso di aver avuto nessuna idea originale. Ma andando in giro per il mondo, si vedeva che vi erano delle promenade, vi erano dei lungomari bellissimi con una serie di servizi. E quando io dissi che dovevamo realizzare i chioschi, ci fu una sollevazione popolare, ci fu i commercianti che erano contro, ci fu la mia stessa maggioranza che mi metteva in crisi. Io ho dovuto tenere per 10 anni sempre in discussione se stavo o non stavo. E pensate che avevo alla fine del 2009 realizzato già il progetto preliminare con la conferenza dei servizi, che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni per realizzare una funivia che ci portava dal paese, dal centro storico, dove avevamo già realizzato l'albergo diffuso, con arrivo sulla costa dove doveva nascere un porticciolo. Il porticciolo tra l'altro era sia sul lato mare, ma poi c'era un ponte, il torrente Castiglione, che doveva essere ovviamente dragato opportunamente per portare l'acqua all'interno, dove c'è un'altra location come questa, e diciamo in quelle aree fare anche la parte, la darsena per ospitare le piccole barchette, e avremmo trasformato un territorio. Ma cosa serve? Sono passati 10 anni, hanno cancellato tutto. E l'investimento di 800.000 euro per fare i borghi autentici, che sono stati realizzati gli immobili, non sono stati mai utilizzati, e oggi li riapriremo noi dopo 10 anni, un'occasione perduta. Per cui io, essere troppo visionari purtroppo, quando non c'è il substrato per poter accogliere il seme della visione, è pericolosissimo, perché viene calpestato, divorato e buttato alle ortiche, e allora non so se ne vale la pena. Allora questa volta ci occupiamo della minima sopravvivenza, perché l'esperienza vissuta non ha ripagato dei sacrifici fatti. Bene, io ringrazio il professore Mennini, il sindaco di Falerna. Lo so che tanto non è vero che farà questo poco che ha detto, perché farà anche tanto altro. Niente, vi do appuntamento alla prossima con Mezz'ora con un altro personaggio.